Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, oggi finalmente, dopo un bel po' di utilizzo, andremo a fare la recensione scomposta in due video, un po' come alla Manuela Agostini, dove vado ad analizzare le 5 cose che amo e le 5 cose che odio di Samsung Galaxy S10 Plus. Oggi in particolare andremo a vedere quali sono le 5 cose che odio di Samsung Galaxy S10 Plus. Ma non preoccupatevi, perché settimana prossima ci sarà un video dedicato interamente alle 5 cose che amo invece di questo dispositivo. E quindi partiamo. Beh ragazzi, è stato veramente molto molto difficile trovare 5 difetti di questo smartphone, ma devo dire che con un po' di difficoltà, ma ci sono riuscito, li ho trovati e partiamo proprio dallo sblocco. Ne avrete sentite di tutti i colori anche da altri youtuber che hanno trattato questo argomento. Lo sblocco di Samsung Galaxy S10 Plus non è immediato, non è super intelligente e avrei preferito di gran lunga avere lo sblocco di Samsung Galaxy S10e. Che fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete interessati che io vi porta un video riguardante quel dispositivo, perché potrei prenderlo per il mese prossimo. Ragazzi, Samsung Galaxy S10 Plus ha il sensore di impronte digitali infrarossi o qualsiasi altra cosa del genere, che è veramente bellissimo sotto il punto di vista estetico, perché non avere nessun tasto con delle impronte e delle cose molto più macchinose è veramente super figo averlo sotto lo schermo, ma non è abbastanza intelligente, almeno per quanto mi riguarda. È molto lento, macchinoso, non sempre riesce a sbloccarlo immediatamente e quindi lo ritengo un prototipo sotto un certo punto di vista. Sto aspettiamo tutti l'uscita di Note per avere uno sblocco, speriamo, migliore. Per quanto riguarda lo sblocco facciale, beh ragazzi, ho pubblicato un video qualche giorno fa riguardante questo argomento e la questione che lo smartphone si sblocca tramite una fotografia. Andatevelo a rivedere, vi lascio il link qui in alto nelle schede. Altro difetto che ho trovato di questo smartphone, ma non lo reputerei neanche un difetto, ma è solo una semplice sensazione, è la fragilità. Beh ragazzi, quando andate ad impugnare questo dispositivo, a me mi dà senso di fragilità. Sarà perché troppo grande, tutto in vetro, ma ragazzi, ho sempre paura di maneggiarlo in ambienti poco consoni e quindi assolutamente un punto a sfavore, ma che con una cover si risolve tranquillamente. Altro tasto che andrei a toccare è quello del tasto di blocco e sblocco. Beh, Samsung ha utilizzato delle persone per testare questo dispositivo con delle mani lunghe chilometriche, perché l'hanno posizionato veramente in una posizione infattibile, molto molto scomoda durante l'utilizzo giornaliero. Andiamo ad analizzare quello che è il penultimo aspetto negativo di questo smartphone, ovvero l'applicazione fotocamera. Beh ragazzi, non sotto il punto di vista della fotocamera, perché fa delle fotografie veramente stupende, ma sotto il punto di vista della videocamera, quindi andare a registrare dei video con questo dispositivo. Come voi ben sapete, questo smartphone è dotato di ben 3 fotocamere, una grandangolo, una teleobiettivo e una normale, che ragazzi sono veramente spettacolari. Mi piace tantissimo avere la possibilità di cambiare modalità di inquadramento e devo dire che è una possibilità che amo. Ma sotto l'applicazione video, beh, non posso andare a scegliere quale obiettivo andare ad utilizzare. Questa cosa mi scoccia veramente alla massima potenza. Spero in un upgrade, in un aggiornamento da parte di Samsung per andare ad implementare questa funzione anche nei video, perché sarebbe veramente un surplus. E siamo arrivati alla fine e andiamo a vedere quello che è l'ultimo punto dolente di questo smartphone, ovvero la batteria. Beh ragazzi, questo smartphone, come molti di voi sapranno, è dotato di una batteria dalla capacità di 4100 mAh, che è veramente una cosa fuori di testa, ma ha una durata di solo una giornata. Mi aspettavo qualcosa di più da questo smartphone, è vero, un display molto molto grande, veramente super luminoso ed ha tantissimi sensori e impostazioni, ma anche se noi andassimo a limitare queste impostazioni, beh, la giornata durerebbe qualche ora in più, ma non di più. Ragazzi, è una cosa che mi dispiace veramente tanto, perché vorrei utilizzare questo smartphone al massimo magari in 2 giorni, senza portarmi dietro un power bank, il caricatore, oppure senza doverlo mettere in carica durante la notte. È un punto dolente, ma che sicuramente Samsung, spero, aggiornerà, e quindi vi raccomando, restate aggiornati. Io qui sotto nei commenti magari vi lascio
degli aggiornamenti per quanto riguarda tutto il sistema Samsung. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi raccomando, se così è stato, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Commentatemi qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questi 5 punti dolenti di questo dispositivo. Trovate tutti i commenti qui sotto e in descrizione trovate il link per acquistarlo. Io vi saluto però e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.